E bella a tutti ragazzi e ragazze, e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi siamo qui con il mio primissimo vlog del canale. In realtà è il primo vlog in generale, perché io non ho mai registrato video in questo modo, se non appunto dalla mia postazione a giocare sempre videogiochi. Di conseguenza è una prima esperienza molto molto particolare che volevo fare da tantissimo tempo e finalmente eccomi qua. Che peraltro oggi andrò in un posto molto molto particolare in compagnia di Giorgia, Loss, altri amici, altri youtuber famosi, dove appunto andremo a fare una giornata molto particolare a Gardaland, un posto dove non sono mai stata neanche da piccola. Lo so, raga, farà strano? Non sono mai stata a Gardaland. Mi volete picchiare per questo? Mi picchio io! Quindi, oggi probabilmente sarà una giornata molto, molto, molto divertente e non vedo l'ora di andarci. Quindi, ragazzi, intanto mi raccomando, spolliciate subito questo video, iscrivetevi al canale e se volete altri video vlog di questo genere, ovviamente fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ora però mi devo andare a cambiare perché sono appunto ancora in questo outfit. Di conseguenza adesso vi porto con me nel mio armadio, dove vi faccio vedere i miei segreti. E vi faccio vedere anche il nuovo paio di scarpe che mi sono arrivate, che ovviamente dobbiamo fare il match perfetto con gli outfit che abbiamo. Quindi adesso andiamo in questo armadio mistico e vediamo cosa c'è all'interno. Tan 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 tan. Eccolo qui ragazzi, siamo qui nel mio armadio, che peraltro è tutto bello sistemato. Cioè, ma quanto sono ordinata, parliamone. Comunque le scarpe nuove che mi sono arrivate ragazzi sono praticamente queste qua, che sono le Psychic Purple e Jordan 1, le low. Sì, già mi immagino i commenti, perché le low? Perché sono bellissime, punto e basta. E dovrò andare a matchare qualcosa con queste scarpe. Di conseguenza, anzi, non le ho neanche mai messe. Quindi io pensavo di mettere questa t-shirt Nike bianca oversize sotto, insieme magari a questa mega felpona iperfiga, che comunque è viola, più o meno quasi lo stesso viola, ed è una gran figata, perché ovviamente, guardate che roba, guarda chi ci sta dietro. Amore mio, sì. No, ah, scusatemi. Quindi pensavo di matchare queste due e magari mettere sotto un pantalone scuro, tipo un cargo. Magari, ma non mi ricordo questi qua quali cacchio sono. Pantaloni, metteremo questi, ragazzi. Proverò a mettere questi. Ah, ma non sono i cargo, sono i Calvin Klein. Raga, mi sto a confondere. Aiuto, aiuto, dove stanno? Forse sono qua sopra. Oh, eccoli qua. Questi sono quelli giusti. Mi ero sbagliata. Ok, metterò questi, questi e questo con queste scarpe. Ovviamente i calzini bianchi che... Oh, piedino. Che ho già messo. Quindi ora andiamo a fare il cambio dell'outfit. Non le ho mai messe, quindi probabilmente ci metterò un po'. Vediamo un attimo. Alla prima. Tac, nel chilling. Ah, vediamo quante persone si triggeranno al fatto che io leggo i lacci alle Jordan. Ma attimo, non si fa. Non me ne frega niente, non mi importa, ok? Ce l'abbiamo. Tac. Ok ragazzi, mi sono vestita, dovrei aver matchato le cose. Vediamo un attimino meglio perché potrei anche aver fagappato un po' la situazione. Vediamo un po'. Si vede niente. Vi piace ragazzi l'outfit che ho fatto per oggi? Scrivetemelo nei commenti perché secondo me ci sta. Secondo me ci sta abbastanza. Ora dobbiamo uscire perché ci stanno per venire a prendere e vi mostrerò un po', diciamo, del tragitto col viaggio in macchina. Quindi a tra poco. Sei pronta? Sì. Cosa vuoi? Dai, che ho sonno. Porco... Le prendi, le prendi. Io sì, io voglio quello. Siamo in autogrill con la signorina Giorgina e siamo in coda. E dice anche la nostra montagna. Abbiamo fame, hai fame? Tanta. Paga lei ragazzi, non pago niente. Grazie Giorgia. Dai. Paga lei, paga lei. No, grazie, non è vero, Giorgia. Guarda. Grande, grazie. Ti vedo, eh? Ti vedo, eh? Ok ragazzi, siamo in macchina, manca ancora tipo una mezz'oretta, vero Fati? Sì, cosa da dire Fati? Dipende dal guidatore quanto rispetta la legge. Ma sembra uno spacciatore così comunque, cioè con gli occhialini così. Allora, un c'è po'. Il sole, qualcuno si lamenta che gli dà fastidio il sole, io mi sono venuto preparato. Ma ragazzi, ma io sono abituato a stare in casa, cioè cos'è il sole? La luce del sole, cos'è, vero? Non c'è qualcosa? Emozione, una 10 per sei dossi. Tanta, anche perché io raga mi cago addosso e il problema è che mi verrà la nausea, questo è il problema principale. No, io cagarmi addosso no, però lo stomaco
rosso per lo stomaco. E siamo anche qua con, ci sta il signor, okay, il signor Nico che ci porta. Dove ci porti? A Gardaland? A fanculo. E poi vabbè, con la signorina Anastasia, che è la russa più famosa di YouTube. Comunque, mezz'oretta siamo a Gardaland e mi sto cagando sotto, ci vediamo tra poco. Sei pronta? Prontissima, nata pronta. Io per niente, comunque. Io zero, sì, ragazzi, ho una nausea assurda dopo 2 ore di tragitto in macchina. Va bene, comunque siamo quasi arrivati. Ragazzi, sto trippando. Trippo. Oh cazzo. Scusi, scusi. Ragazzi, per la prima volta mi trovo a Gardaland. Vediamo tra poco, ragazzi. Buona fortuna a me. In una delle giostre più difficili, com'è che si chiama? Questa di tornare. Cioè, raga, io c'ho la nausea, sono appena arrivata, non ho fatto nessuna giostra e già volevo. Gli occhi. Io ho una preoccupazione. No, io poi avevo gli occhiali, mi volano gli occhiali. No, la mia preoccupazione è mi scappa la pipì, cioè piscio mi pisci, sì, sopra. Sì. E a me voleranno gli occhiali, ragazzi, diventerò una crotami senza occhiali. Va tutto bene, grazie. Raga, sto per salire, non lo volevo fare, non posso riprendere mentre sono sopra, ma riprenderò poi la reaction di dopo. Blu tornato, ragazzi, aiuto. Ragazzi, Blue Raptor fatto, com'è andata? Bene, bene. Forse un po' breve. Sì. Ah, io mi sono. Tu devi dire com'è andata. Ah, io mi sono cagata addosso. Non nel senso letterario, ovviamente. Come no? Però... sento la puzza. Senti un po' di puzza. Come la tua normale. Niente, raga, ferma dissata. È stato bello. È stato bello. Mi è venuto un crampo fortissimo alla gamba destra, ma tutto a posto, nel senso, nel chilling. No, è stato semplice, è durato pochissimo, però diciamo la parte più tosta è stata il lancio iniziale, il vero. Allora, raga, ho urlato come una matta, però molto bello, breve, molto breve, però tanta roba, mi è piaciuto. Ok, ragazzi, dopo delle giostre direi che ci voleva un attimino la pausa pranzetto perché ho un po' di fame. Questo ovviamente non può mancare. Ho preso qua un paninozzo che vabbè fa un po'. Fa perdere. Ciao al mammut, il tuo preferito! Io non so manco, raga, che ci ostra sia sinceramente, però non ci interessa. A lui piace, vero? Moltissimo. Va bene, tanto se ho fatto il blue tornado riuscirò a fare anche questo, quindi sì. Non è un problema. Finito, andato. No, c'è ancora una salita. C'è ancora una salita. Cioè, io sono che non alzo le mani. Ho ancora degli occhiali, ragazzi. Se mi volano gli occhiali, finita. Vero, vero. Meno male che c'ho io la GoPro qua. Altra discesa. Mammut, devo essere sincera, ci stava, molto bello. Peraltro ho potuto tenere gli occhiali e sinceramente avevo paura di perderli, perché se perdo gli occhiali è la fine, non è che ho un secondo paio di ricambio, cioè mi fotto completamente. Attenzione, abbiamo un Los Amigos che prova a prendere un premio dalla macchinetta dello scam. Secondo me va in mezzo ai due, non ne prende mezzo. Lo scammerà. No, lo sono andati in mezzo. Dai. Io l'ho detto. Però c'ho tre tentativi, il primo era. Va bene, vai. Raga, sbaglierà sicuro. Ma perfetto, cosa che è al centro? Attenzione. Vai. Ma per me è questo. Attenzione. Aspetta, lo prendo. Sbaglierà sicuro, ragazzi. 100%. Vediamo. Devi aspettare che si fermi. Avada Kedavra. Avada Kedavra, vediamo. Sicuramente è centrato. No! L'avevo preso. Questa è una scamma. Dillo. Scamma. Macchine scamma sono. Cosa stai facendo?
ha speso 10 euro, quindi dovrebbero essere tipo 5 tiri. Cosa deve fare Martina? Lanciare la pallina che deve rimbalzare contro il tabellone e finire lì dentro. Ovviamente tutto è calcolato per far perdere e non ci sono troppe probabilità di vincere. Ce la farà? Vediamo cosa combina. Peccato, peccato. Ha fatto cadere l'asticella, quindi... L'asta l'hai presa, esatto. Attenzione, prossimo tiro. Più alta, chicca. Alta, alta. Alta, cosa non capisci di alta? Su. Papi. Questa giornata, una giornata molto molto bella in compagnia di Lossino, della Giorgina, Nico, insomma tanti altri. Giornata bellissima per me, sapete, era la mia prima esperienza. Stata brava, hai fatto tutto. Stata bravissima. Tutte le giostre, ragazzi, ne ho fatte 5, di cui 3 erano le più difficili e peraltro Lossino ci ha fatto vincere anche questo bellissimo piccolo demone blu. Quindi ragazzi, spero che questo vlog vi sia piaciuto, sicuramente ne arriveranno tanti altri, magari sempre in compagnia di Loss e qualche altro ospite speciale. Mi raccomando, se vi è piaciuto, spolliciate da più non posso, commentate questo video. Noi ovviamente ci ribecchiamo in un prossimo video e si ritorna, ragazzi, alla normalità. Quindi ciao ragazzi, alla prossima.